Sorelle e fratelli, nel precedente lezionario ambrosiano, per la mattinata del Giovedì Santo, era proposta una celebrazione penitenziale che aveva stupende parole nell'introduzione e diceva: nella giornata del Giovedì Santo, la Chiesa riconciliava i pubblici peccatori che prima della Santa Quaresima aveva escluso dalla comunità dei fedeli durante le pubbliche celebrazioni, così come Dio aveva escluso Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Le acque del battesimo cancellano ogni peccato originale e attuale. Le lacrime della penitenza cancellano i peccati commessi dopo il santo battesimo. Prossima a rallegrarsi della gioia dei nuovi figli della grazia che rigenera con il battesimo, la Chiesa vuole anche rallegrarsi della gioia dei figli prodighi che ritornano al Padre. Procuriamo in questi santi giorni alla Chiesa della Terra e alla Chiesa del Cielo la gioia di una confessione sincera che equivalga a una vera risurrezione. Come possiamo procurare a tutta la Chiesa della Terra e del Cielo la gioia di una sincera confessione se tra i tanti impedimenti di questo tempo di emergenza sanitaria c'è anche la difficoltà e l'impossibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione? Ce lo spiega il Santo Padre, Papa Francesco, nell'omelia di venerdì 20 marzo 2020. Io so che tanti di voi per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarci con Dio, ma tanti mi diranno oggi: ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa e io voglio fare la pace col Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci. Come posso fare se non trovo sacerdote? Ma tu fai quello che dice il catechismo. È molto chiaro. Se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio. È tuo padre. E dire la verità: Signore, ho combinato questo, questo, questo. Scusami. E chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore. E prometteli: dopo mi confesserò. Ma perdonami adesso e subito tornerai alla grazia di Dio. Quindi, come ricevere il perdono di Dio in questo tempo di coronavirus? Il 20 marzo 2020 la Penitenziaria Apostolica ha pubblicato una nota circa il sacramento della penitenza nell'attuale situazione di pandemia, in cui si ricorda che laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l'assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall'amore di Dio, amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono, quella che al momento il penitente è in grado di esprimere, è accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere appena possibile al sacramento della riconciliazione, ottiene il perdono dei peccati anche mortali. Quindi, a fronte di un sincero e profondo pentimento, è perciò possibile in questo tempo particolare ricevere il perdono di Dio, impegnandosi però a celebrare il sacramento della riconciliazione non appena l'emergenza dovuta alla pandemia lo renderà possibile. Una domanda potrebbe nascere nel tuo cuore: ma se io chiedo perdono in modo perfetto, contrito, davvero pentito, perché poi io devo ancora celebrare il sacramento della riconciliazione? Allora, se chiedo perdono da solo in camera mia, Dio mi perdona o no? Vediamo allora di riflettere insieme. Se Gesù
ha istituito il sacramento della riconciliazione la sera della sua risurrezione, quando ai santi apostoli riuniti nel cenacolo ha detto: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Significa che è fondamentale celebrare il sacramento della riconciliazione, perché ti dona la certezza che Dio, da parte sua, ti ha perdonato davvero, se tu sei pentito, ovviamente. Perché Dio non può perdonare il tuo peccato se tu non sei pentito. Magari il sacerdote ti può anche dare la soluzione, ma non ha effetto, perché Dio vede nel tuo cuore e lui ha scelto di non entrare in un cuore chiuso, in un cuore che non vuole aprirsi al perdono. Ricorda che per la fede cristiana, come ci ha insegnato il grande Sant'Agostino, la libertà e la grazia, cioè la grazia di Dio e la libertà dell'uomo, vanno sempre insieme. Sono come due ali che ti aiutano a volare per vivere libero. Desidero anche usare un semplice esempio per farti comprendere la necessità del sacramento della riconciliazione dopo aver chiesto perdono a Dio nel proprio cuore in questo tempo di pandemia a causa del coronavirus. Se tu fai del male a qualcuno e poi ti penti, non basta per essere perdonato. Come puoi avere la certezza che chi hai offeso ti ha perdonato? Occorre che tu vada da lui o da lei e gli chieda scusa. Solo allora sarai sicuro che lui ti ha dato il suo perdono. Questo vale anche per il sacramento della riconciliazione e il chiedere perdono nel tuo cuore, a casa tua. Ovviamente tutto questo argomento meriterebbe un approfondimento maggiore. Con questo video desidero accompagnare la tua preghiera personale, se me lo permetti, per chiedere a Dio il perdono dei peccati dopo un serio esame di coscienza. Io mi trovo in chiesa. Nel Vangelo di San Matteo è scritto: tu entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto. Quindi prepariamoci ad entrare in dialogo con Dio. Entrare nella propria camera o entrare nel confessionale quando siamo in chiesa significa entrare in dialogo con Dio, aprire la porta per stare a colloquio con Lui. Quindi il primo passo che ti invito a fare è quello di andare in camera tua. Io, essendo in chiesa, adesso andrò in confessionale. Il secondo passo da fare è quello di mettersi alla presenza di Dio. È importante fare silenzio. Cosa significa fare silenzio? Non solo occorre chiudere la bocca, ma anche fermare i pensieri, fermare i sentimenti, fermare il corpo, per mettersi alla presenza del Signore, stando fermi. Nel libro delle Lamentazioni è scritto: è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. E il Salmo 37 dice: sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Quindi è davvero importante fare silenzio, spegnere tutto ciò che può distrarci, il cellulare, la televisione, la radio, il computer, creare un clima di silenzio, proprio come quando uno entra in chiesa per incontrare il Signore. Quando avrai fatto silenzio fuori e dentro di te, traccia su te stesso il segno della croce, con calma, su tutto il corpo, dicendo bene i nomi di Dio, uno e trino. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Con il segno della croce, tu chiedi
di essere ammesso alla presenza di Dio e di far scendere su di te quella grazia divina che Gesù ci ha acquistato a prezzo del suo preziosissimo sangue sulla Santa Croce. Il terzo passo da fare, e qui magari ti stupirai, è quello di dire grazie. Ti sembrerà strano, ma la prima cosa da fare quando si celebra il sacramento della riconciliazione non è quello di fare l'elenco dei peccati, magari come se fosse l'elenco della spesa, ma di dire le cose per cui sei grato. Infatti, i santi padri della Chiesa ci hanno insegnato che il sacramento della riconciliazione ha tre parti fondamentali: confessio laudis, cioè confessione di lode, confessio vitae, cioè confessione di vita, confessio fidei, cioè confessione di fede. Questo è il momento della confessio laudis, cioè di confessare la tua lode a Dio per tutto quello che ti ha donato: la vita, la fede, le persone, le cose, l'intera creazione. Ma soprattutto ricorda che Dio stesso si è donato a te. Occorre riconoscere i doni che Dio ci fa. La prima cosa da fare è quella di dire la nostra gioia per un particolare dono che abbiamo ricevuto da Dio. Diciamo apertamente qual è l'esperienza, il fatto, la meditazione che più ci ha aiutato a riflettere dall'ultima confessione fino ad ora. Il quarto passo è quello di fare un sincero esame di coscienza, cioè fermarsi per qualche minuto ad ascoltare nel silenzio del cuore ciò che la coscienza vuole dirti, ciò che il tuo santo angelo custode desidera suggerirti per illuminarti e guidarti in questo momento di misericordia. È il momento della confessio vitae, cioè confessione dei peccati e delle colpe che hai commesso nella tua vita. Scrive il cardinale Carlo Maria Martini: non semplicemente un elenco dei miei peccati, che ci deve anche essere ovviamente, ma la domanda fondamentale dovrebbe essere questa: dall'ultima celebrazione della riconciliazione sacramentale, che cosa nella mia vita vorrei che non ci fosse stato? Che cosa vorrei non aver fatto? Che cosa mi pesa di più? Che cosa mi dà disagio? Confesso per primo al Signore quello che considero il peccato della mia vita. Dopo si confessano tutti gli altri peccati che si sono commessi. Li si pone davanti al Signore come peso che portiamo nella nostra vita e chiediamo di essere perdonati, come luogo dove di più desideriamo sentire il perdono del Padre. Occorre confessare i peccati che abbiamo commesso nei confronti di Dio, di noi stessi e degli altri. Possiamo confessare, per esempio, le nostre antipatie più profonde, i tradimenti alla parola data, la pigrizia, il malumore, il disamore per la preghiera, il cedere di fronte alle tentazioni, il disgusto per ciò che faccio, i gusti morbosi, il vergognarsi di essere cristiani, l'essere cristiani solo di nome, il non fare nulla per conoscere meglio il Signore, il poco amore nei confronti della Chiesa intesa come comunità dei credenti, il nostro egoismo, il nostro essere autosufficienti e quindi non sentirci mai bisognosi di Dio e dei fratelli, il nostro parlare male degli altri, ciò che possiamo fare di bene che invece non facciamo. Sarebbe importante pensare a cosa è successo dall'ultima volta che ho celebrato il sacramento della riconciliazione, perché di confessione in confessione noi diventiamo santi. Ti sembra un'affermazione assurda? Permettimi di spiegartelo raccontandoti il gesto che ho utilizzato spesso con i bambini per la loro prima riconciliazione sacramentale. Io chiedevo alle catechiste di legare al tabernacolo un nastro rosso che fosse lungo fino alla porta della chiesa. Al momento di commettere il peccato, questo nastro viene tagliato. E quando invece chiedi perdono con il sacramento della riconciliazione, questo nastro viene riannodato.
Facendo così noterai che il nastro non è più liscio, ma ha un nodo. E più commettiamo peccati e poi chiediamo perdono, più il nastro si riempie di nodi. Non sarà più un nastro bello come quando era nuovo, ma c'è una cosa molto più importante, perché facendo tanti nodi il nastro si accorcia e quindi tu ti avvicini al Signore. Ecco che cosa è la santità. Non è l'essere impeccabili, ma il saper chiedere perdono ogni volta che si commette il peccato, impegnandosi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto se stessi, a camminare nella via del Vangelo. Esamina quindi nel silenzio della tua camera la tua vita, mettendo al primo posto il tuo rapporto con Dio. Inizia col pensare alla celebrazione eucaristica della domenica, che è il fondamento su cui costruire il nostro rapporto con il Signore e con i fratelli, perché è lì, all'Eucaristia, che tu ti nutri del corpo e del sangue di Cristo, sapendo che, come ci ha detto Lui, chi mangia di Lui vivrà per Lui. È durante l'Eucaristia che tu ascolti la parola di Dio, che illumina la tua vita e ti indica come agire, come parlare, cosa fare. È durante l'Eucaristia che tu incontri i fratelli e le sorelle, con loro e a loro chiedi perdono e con loro cammini verso il Signore. Questa dimensione fraterna è facile da comprendere in questo tempo di Covid-19, quando ci è impedito di stare insieme alle persone che amiamo. Il rapporto con Dio si coltiva anche con la preghiera personale e quotidiana, con la lettura del Vangelo e della parola di Dio, con la celebrazione del sacramento della riconciliazione con frequenza, anzi con fedeltà. La seconda parte dell'esame di coscienza riguarda l'uomo, ogni uomo, come ci è stato insegnato nel precetto della carità. Quindi chiediti: come amo me stesso? Come amo le persone che mi sono vicine? Come dimostro il mio amore a coloro che mi sono lontani, cioè ai poveri, agli emarginati, ai bisognosi, ai malati? Questo amore non si dimostra innanzitutto con l'elemosina, ma soprattutto si dimostra portando queste persone sofferenti e bisognose, povere, nel proprio cuore, pregando per esse, ricordando che la preghiera vera non è fatta solo di parole. Non basta dire le preghiere, bisogna pregare, cioè fare della nostra vita quotidiana una lode perenne a Dio. O come dice San Paolo Apostolo ai cristiani di Roma, offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale, dove per corpi si intende la vita, perché un corpo senza vita è un corpo morto. Devi avere pazienza e tempo per fare l'esame di coscienza, perché quanto più sarà approfondito, tanto più la tua vita potrà rispecchiare la luce del Signore. Mi spiego con un'altra similitudine. Puoi vedere il fondo di un lago solo quando l'acqua si è calmata. Se è torbida, agitata, devi attendere che lo sporco si depositi sul fondo. Così l'acqua tornerà ad essere pura e tu potrai vedere il fondo del lago. Così è per l'esame di coscienza. Il quinto passo è da compiere con le lacrime agli occhi, o come dice il Salmo 50-51, il famoso miserere, con cuore umiliato ed affranto. Chiedi perdono a Dio per i tuoi peccati, per le tue mancanze di amore verso di Lui e verso i fratelli. Usa una delle preghiere che la Santa Madre Chiesa ci insegna. Per esempio, ripeti: Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Oppure,
padre, ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, abbi pietà di me peccatore. Oppure usa una delle preghiere tradizionali, come o Gesù d'amore acceso, oppure l'atto di dolore. Puoi anche dire: scusami Signore per le mie mancanze, per aver fatto, detto, pensato, omesso questo o quello, chiedendo perdono per quel particolare peccato. Parole tue, ma che comunque siano parole che vengono dal cuore. Tanto più saranno sincere, tanto più il dolore dei peccati ti otterrà il perdono di Dio e potrai tornare nella grazia di Dio. Il sesto passo è il momento della confessio fidei, cioè la confessione di fede. Scrive ancora il cardinale Carlo Maria Martini: non serve molto fare uno sforzo nostro. Bisogna che il proposito sia unito a un profondo atto di fede nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito Santo. La confessio fidei è dire al Signore: Signore, so che sono fragile, so che sono debole, so che posso continuamente cadere, ma tu, per la tua immensa misericordia, cura la mia fragilità, custodisci la mia debolezza, dammi da vedere quelli che sono i propositi che debbo fare per significarti la mia buona volontà di piacerti. Unito alla fede che professiamo nella misericordia di Dio, sorge allora il nostro impegno di amore nei confronti del Signore e dei fratelli. Questo impegno si traduce in un proposito concreto che mi impegno a vivere dal momento che la fede vuole cambiare la mia vita. Il settimo passo è uguale al terzo. Occorre dire grazie. Infatti San Paolo Apostolo ci ha detto: in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Innanzitutto rendi grazie a Dio, proclama con la tua bocca la tua lode, dicendo la preghiera che Gesù ci ha insegnato e nella quale ci insegna a perdonare ai nostri debitori, perché il Padre perdoni a noi le nostre colpe. Chiedi aiuto alla Vergine Maria, Madre della Misericordia, che secondo una devota tradizione ha accolto San Pietro piangente dopo che aveva rinnegato per 3 volte il Maestro e gli ha detto: il mio Gesù ti perdonerà. Prega anche il tuo santo angelo custode, chiedigli di essere più attento ai suoi consigli, perché lui vuole solo illuminarti, custodirti, governarti, sorreggerti, condurti a colui che vi ha creato. Non avere fretta di uscire da questo momento di silenzio e di misericordia. Non scappare. Stai ancora qualche istante nel silenzio della tua camera, ma soprattutto del tuo cuore. Traccia su di te il segno della croce e ringrazia il Signore perché ti ha ascoltato e ti ha perdonato. E ricorda che appena potrai, avrai la certezza del perdono di Dio con il sacramento della riconciliazione che ti invito a celebrare. Cara sorella, caro fratello, se avrai fatto con il cuore le cose che abbiamo detto in questo video, allora avrai procurato alla Chiesa della Terra e alla Chiesa del Cielo la gioia di una richiesta di perdono sincera che equivale a una vera risurrezione. Allora sarà davvero Pasqua per te, passaggio dal peccato alla grazia, dalla morte del peccato alla vita della grazia. Prega lo Spirito Santo, che è Spirito di verità, che ti dia una vera conoscenza dei tuoi peccati e della sua divina misericordia. Il Signore ti benedica e ti custodisca.
mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore benedica te, cara sorella, caro fratello mio, e ti doni il suo perdono.